Mercoledì 20 settembre 2023. 1532 Ultimo aggiornamento 2219. La richiesta di aiuto è arrivata al centralino carabinieri intorno alle 12.30 da una voce maschile che chiede un intervento per una disputa in famiglia. Quando, tuttavia, i militari dell'arma sono arrivati via Flavio Gioia, lo scenario fronte a cui si sono trovati era molto diverso da terra. In cucina, in una pozza sangue, una donna 37 anni, Maria Rosa Troisi, accanto a suo marito, Marco Aiello 38 anni, per uccidere la donna, con un singolo lafetta in gola, data lateralmente. Era l'uomo alla fine di una controversia su cui i carabinieri stanno ora cercando di chiarire. Aiello, in uno di forte shock, è stato portato nella caserma in cui è interrogato fino alla sera dal vice procuratore di Salerno, Licia Vivaldi. Battipaglia e nemmeno per il motivo che ha innescato la disputa con sua moglie. L'unica certezza che, quella ieri, è stata la prima richiesta di aiuto arrivata mai una denuncia. Una disputa ad alta voce o episodi precedenti violenza. Pertanto, gli scenari che gli investigatori stanno esplorando per ricostruire la vita familiare della coppia, che aveva due figli, una ragazza di 10 anni e un ragazzo di 8 anni. Entrambi ieri mattina non erano a casa ma dai nonni che vivono in un altro villa di fronte alla loro. I racconti brave persone dicono di Maria Rosa e Marco, i loro vicini. Una donna dice che non li ha mai sentiti combattere. Un gruppo di uomini anziani parla di Aiello come un grande lavoratore. L'uomo ha fatto l'idraulico. È venuto anche per fare aiuto da me, dice un contrario, e ha fatto tutto bene. Questa mattina sono uscito per andare a lavorare e quando sono tornato ho trovato la strada cotta. Dai carabinieri. Ho detto che ho vissuto un po' più avanti e mi hanno fatto pass. Ma non mi credevo nei miei occhi quando vidi tutte queste forze dell'ordine a casa loro. Non abbiamo mai sentito urlare o discutere. La sera prima che fossero seduti insieme sul banco della casa con cui Ridono e giocano i loro figli. Non tutti sono disposti a parlare via Flavio Gioia, qualcuno uscito dal cancello solo dopo che il servizio delle pompe funebri ha portato via il corpo senza vita di Maria Rosa. I vicini rimasero tutti chiusi nelle loro case. Singolo molto semplice, le ville famiglia a quattro passi dalla costa, di fronte a una serie stabilimenti bagnati. Secondo alcuni abitanti della zona, marito e moglie erano entrambi belli. Una coppia tranquilla. Una famiglia dei classici, due bambini e anche due cani. Due volpi, per essere esatti. Ieri affidati al servizio veterinario ASL. Si erano trasferiti in periferia per alcuni anni, dove avevano affittato la casa. Ma ci sono anche quelli che parlano di tradimenti. Parte dello stato depressivo di una donna. Una specie di casa per le vacanze dove, tuttavia, avevano deciso di vivi 12 mesi l'anno dopo aver venduto la loro casa a Battipaglia Centro. Che ora sono stati affidati i loro figli. Nelle ragioni della lite, gli investigatori cercano.